Bene, innanzitutto ringraziamoci di esserci trovati qua, in questa bella occasione. E dopo la messa vorrei che rimanesse possibilmente ancora una ventina di minuti, quindi anticipare l'Eucaristia alle 5:30, in modo che dopo la messa anche per distribuire i volantini e così anche per un saluto spontaneo tra di noi. Chi di noi ha conosciuto personalmente Raimon Panicato? Ieri ero ai Monti Iberici, il gruppo era ridotto al confronto di questo qua, anche con persone nuove e veramente tutti hanno, come è stato una settimana prima a Roma, hanno trovato questa proposta di inserire nell'incontro di ritiro, dove uno spazio è dato al silenzio, allo Zazen, uno spazio è dato alla visione della vita, all'impegno della vita, al nutrimento dell'impegno della vita, che è l'Eucaristia, che in mezzo ci sia un congruo tempo per approfondire attraverso anche la conoscenza intellettiva, attraverso la conoscenza memoria, e anche attraverso quelli che sono nella nostra vita, quei, diciamo, quei brutti diavoletti che sono i dubbi, le perplessità, eccetera, che però ci stimolano a non acquietarci mai in un facile comprendere il reale, in un facile comprendere. Eccoci qua allora, abbiamo scelto quest'anno un approccio alla visione di questo filosofo, sacerdote, Raimon Panicato, il quale nacque nel 1228, 928. 28, 928. 900, cosa ho detto? 200, come Ah, danno. lasciamo Dante. 28, è morto nel 2010, quindi 82 anni, io ne ho 83. Il papà indù, che nonostante che poi il figlio diventa sacerdote, non ha mai chiesto di essere accolto nella Chiesa Cattolica. La mamma invece è della Catalogna, della Spagna, robusta cattolica come sono le donne spagnole, naturalmente anche con quel contorno che delle volte sa un po' troppo di ruggine. E lui segue la madre, riceve il battesimo, forse tra i papà e mamma si erano accordati che papà aveva accettato che la mamma facesse battezzare il bimbo. Cresce nella stessa visione religiosa della mamma, contento dei dogmi cattolici che dicono danno le risposte alle cose, e ha trovato nella Chiesa Cattolica poi un movimento che proprio gli andava incontro a questa sua aspettativa, l'Opus Dei, e per 10 anni nell'Opus Dei è un attivista, soprattutto lui dalla Catalogna si spostava in Germania. Ed ecco arrivare la crisi. Il disgusto di trovarsi dentro
ad un mondo corazzato, senza aperture. La crisi, e comincia a sentire l'attrazione del modo religioso del papà, che a differenza della mamma non aveva tra le mani tante sicurezze, però aveva forse un'agilità che la mamma mancava. Va a vivere in India, lascia l'Opus Dei, e un sacerdote non può non avere una sede, e allora ha chiesto a un vescovo indiano di accoglierlo nella sua diocesi, e questo vescovo l'ha protetto fino in fondo, proprio fino in fondo. E va, vive 10 anni sulle sponde del Gange. Ci sono anche documentari che lo rappresentano proprio là, quando questo casotto con quattro pali di sostegno, ecco là, sospeso sulla sponda del Gange. Quello poi, questo casotto è stato buttato giù da un'alluvione poi. E lui scrive nel suo sito, fino alla fine ha conservato questa dicitura che apriva il suo sito: sono nato cristiano, mi sono scoperto indù, ritorno buddista e non ho mai cessato di essere cristiano. Un suo motto che ho riportato qua all'inizio: la religione non è un esperimento, ma un'esperienza. Esperimento è una cosa un po' messa su, no? L'esperienza invece è la regina, è la vita, non viene a chiedere a te che esperienza fare, tu ci sei guidato nell'esperienza della vita, per mezzo della quale l'uomo partecipa dell'avventura cosmica. Ora, il testo che parla appunto di questa sua visione cosmoteandrica, voi vi domanderete che significato ha questo aggettivo, ma lo comprenderemo poco, poco alla volta. È il volume 8 dell'Opera Omnia, sono state pubblicate le sue opere, curate, pensate, tutto questo malloppo di tomi da Milena Pavan, milanese. Il pronome non c'è, che viene dal Veneto, però ha sposato un milanese, vive a Segrate, che è stata anche la nostra prima coordinatrice del tentativo di portare a Milano un po' di qualche iniziativa di Vangelo e Zen. Questo è l'8º volume, tra circa una ventina di volumi, però ho voluto anche prendere un altro volume, che è il dialogo interreligioso e interculturale e interreligioso, perché fa un po' da introduzione. Anzi, a Roma, dato che a Roma hanno la possibilità di un incontro in più che qua da noi, allora questo del dialogo l'ho fatto l'oggetto dell'incontro già fatto una settimana fa, il sabato della domenica precedente. E anche qua voglio proprio ricordare qualcosa preso da questo volume che parla del dialogo, perché il dialogo è un po', se volete, lo sfondo di tutto il pensiero di Raymond Panikkar. Io mi sono chiesto più volte: ma dov'è partita? Dov'è la miccia che ha acceso in lui questo percorso, che lo ha avviato verso questo percorso? Raymond Panikkar è un filosofo e un pensatore. A me ha detto una parola: io ho pensato, ma ho pensato troppo. Tu fa, ha detto. Forse sentirvi che aveva bisogno di esperienza Raymond Panikkar. Il suo pensiero l'aveva portato così a espandersi in tutti gli ambiti, e avvertiva il bisogno che questo diventi più concretezza. Lui ha fatto la sua parte, sappiamo tutti che
il vento fa tutta la sua parte, poi dopo, là dove il vento va a radunare l'umidità, ci regala poi la pioggia. Quindi il pensiero deve spaziare, ma poi dopo deve anche ritrovarsi e condensarsi. Dove condensarsi? Dove c'è un po' di polvere, non nel cielo chiarissimo, non lì non si condensa. Perché per il formarsi di una goccia d'acqua, quell'acqua che abbiamo tanto desiderato, ci vuole un pulviscolo, ci vuole un'esperienza faticosa della vita, fatti faticosi della vita. Ho concluso, ma è la mia conclusione, quindi voi la prenderete come si dice, con un grano di sale, ossia senza ritenere che questo abbia risolto, ma è una spinta però che vorrei trasmettere anche in voi. La mia impressione è che l'esperienza fondante del percorso di Raimon Panikkar sia quella parola che ritorna continuamente nei suoi testi, che è la conoscenza. Appunto, un filosofo, quindi il pensiero, la conoscenza. La conoscenza si esprime primariamente attraverso un polo che è il conoscitore, colui che vuole conoscere, che conosce. E l'oggetto di quella, diciamo, ricerca conoscitiva. Ecco, l'io conoscente è il tuo conosciuto. Si dice in modo molto esplicativo, il soggetto è il suo predicato. E questo è un po' quello che è noi, forse non tanto per esperienza, ma per quello che lui chiama esperimento, ossia per quel concludere molto facile del darci ragione delle cose, diciamo conoscenza, ossia io voglio conoscere questo fiore, lo guardo, lo perlustro, ho un'impressione e dico adesso lo conosco. Poco fa girando io ho visto anche vari funghi e ne ho trovato uno che sarebbe commestibile, però è la nebulosa, quel fungo bianco che viene quando c'è la prima nebbia, che però mi ha fatto bollire. E vedi com'è importante conoscere, no? Altrimenti ti può molto disturbare poi. Ecco, la conoscenza è molto pratica e noi ogni giorno facciamo, diciamo così, svolgiamo i nostri impegni. La conoscenza ci ritorna continuamente, però la riduciamo al fatto che io ho voluto conoscere, io ho deciso di conoscere, ho visto, ho guardato, ho capito, è questa cosa, è questa cosa, è questa cosa. Ecco, Raymond Panikkar si è reso conto che questa conoscenza è molto mancante, anzi, ingannevole, perché l'oggetto conosciuto tu lo conosci secondo la, lui lo dice, dalla finestra con cui lo guardi, quindi lo vedi dalla tua posizione, come noi vediamo la luna e non vediamo il suo retro, dalla tua posizione e vedi quella parte che tu riesci a cogliere. Mentre di fatto quell'oggetto che tu dici di conoscere porta dentro di sé una profondità immensa che tu non potrai mai conoscere, perché tu la vedrai sempre dal tuo punto di vista. Inoltre, non dimenticare che tu, con lo scorrere del tempo, questo tu che vedi, non sei sempre lo stesso. Anzi, non sei mai lo stesso. Quindi il conoscente è sempre in evoluzione e ciò che è conosciuto, oltre ad essere anche quello sempre in evoluzione, è visto dal tuo punto di vista secondo l'apertura che
contatto del tuo sguardo, dei tuoi occhi. Quindi c'è una immensità che rimane sempre ai nostri occhi non percettibile. Mentre per condurre la vita dobbiamo sì conoscere e cogliere quel qualche cosa che poi dopo mi dice questo fungo ti fa del male, questo per mangiarlo devi trattarlo così. Ma ogni elemento è, in un certo senso, è la sede dove tutto quanto, la totalità riverbera, la totalità riverbera. E questo ha portato appunto Raymond Panikkar a voler vagare, a, in un certo senso, a squarciare quel recinto che gli dava l'impressione, l'illusione di avere conosciuto e a potersi affacciare a quello al non conosciuto, che poi dopo uno giunge a comprendere che è inconoscibile, che ti rimane sempre oltre. Inoltre, percependo che anche tu, mentre ti dai lo stesso nome, sei continuamente in evoluzione. E questo, naturalmente, detto di ognuno di noi, è da dire per tutte le culture, per tutte le conoscenze perseguite in concomitanza tra popoli e tra, diciamo, detentori di sensibilità culturali. Quindi per Raymond Panikkar tutto quanto viene definito come conoscenza perfetta è inganno. E questo, a questo inganno si presta l'uomo mediocre, colui che si soddisfa di mediocrità. Ecco, qui descrivevo l'esperienza primordiale della conoscenza. Il soggetto conoscente, l'oggetto conosciuto, l'incommensurabile non conoscente, io stesso che conosco, ho in me un incommensurabile non conoscente di me stesso. E l'incommensurabile non conosciuto che avvolge e costituisce il conoscere e il conosciuto. I livelli del conoscere, quello empirico, istintivo, soprattutto del bambino, ma anche dell'adulto nei suoi momenti in cui la sua facoltà intellettiva un po' si ritira in riposo, l'uomo può agire sempre a questo livello. Poi è intellettuale seguendo il principio di non contraddizione, seguendo tutte quelle norme che, grazie comunque a quella porzione, anche se minima, di conoscenza che riusciamo a raggiungere delle cose, ecco, noi possiamo farci, in un certo senso, una griglia di approcci alle cose, di norme, di, comunque di prove che si ritornano, per cui abbiamo una conoscenza intellettuale. E come dicevo, quando uno ha una conoscenza, supponiamo perché ha mangiato un fungo che lo ha disturbato, questo diventa a livello intellettuale una nozione, viene ad arricchire il suo patrimonio intellettuale, però rimane sempre a quel livello di non contraddizione, ossia ciò che comunque la mia mente riesce a chiarire e per me chiarire significa cogliere quel tot della realtà, per cui sto in pace, mi sento in un certo senso in accordo con quanto ho conosciuto, che poi ha spinto Galileo Galilei
che intuiva qualcosa, fare tutte le prove per avere la comprova di quello che aveva intuito, no? E la comprova era il fatto che l'esperimento ripetuto tante volte in forme differenti veniva a confermare quel punto, però rimaniamo sempre a livello intellettuale. Mentre la conoscenza mistica non è più atto dell'intelletto, anche se si giunge alla conoscenza mistica avendo attraversato e la conoscenza sensoriale e la conoscenza intellettuale, ma avendone toccato i limiti. E toccandone i limiti, anziché ritirarsi nel dire adesso conosco tutto, sono soddisfatto, rompere, porre un atto di volontà che squarcia quella sicurezza e ti proietti oltre. Ma lì la regista non è più l'intelletto. L'intelletto è quasi come l'anticamera, questo. Lì è la volontà. Quando tu, con un atto di volontà, assapori una profondità del reale, dove ti accorgi che un qualche cosa che è intimo a te e che non riesci a dire con parole, semplicemente con il patrimonio intellettuale, eppure ti è intimo, e lo cogli pure intimo nella realtà. Ecco, allora una conoscenza che vola non più con le ali dell'intelletto, ma è sostenuta dalla volontà. Notate questo come è vero anche nella nostra vita quotidiana. Ecco, molti di voi sono sposati e c'è quel periodo dove ci si conosce e ci si valuta secondo quelle belle norme che sono il patrimonio intellettuale. Quanto è prezioso. Poi a un certo punto si sente in un certo senso il disgusto di rimanere dentro al ragionamento in un rapporto intimo tra due persone, e allora si squarcia quel velo, il velo di Maya dell'intelletto, e si attua una conoscenza. Una conoscenza che non è più dicibile con i termini dell'intelletto. E questo è l'ambito della fede. Il nostro credere in Dio non è perché abbiamo visto Dio. Se l'hai visto, sta ancora dentro al recinto del tuo intelletto. Quando dentro di te ti cogli che c'è un anelito che è inspiegabile a te stesso, non è indotto da nessuno, è innegabile nel tuo intimo, e riscopri che in tutto c'è lo stesso anelito, presente ovunque. Ecco, allora scatta la fede. E Raymond Panikkar è veramente un grande, diciamo, regista di questi passaggi che l'uomo attraversa lungo il suo cammino di vita. Proprio perché non si è accontentato di un livello che lo soddisfacesse e gli desse così quiete, ha voluto rompere. Ma quel voler rompere non era una ribellione, poteva anche essere una ribellione contro il recinto, ma era anche un'obbedienza ad un anelito intimo dentro di te, che nulla può spegnere. E allora, ecco,
questa audacia di camminare, di in un certo senso divagare o di volare nell'ampiezza del reale. Il dialogo dialettico è il dialogo più comune che noi conosciamo, no? Tra un io e un tu, ma siamo sempre dentro l'ambito intellettuale. Ci conosciamo secondo i nostri principi, principi che regolano il ragionamento. Raymond Panikkar parla di un dialogo dialogico o anche dialogale, ossia dove a dialogare non è un soggetto che dialoga con un oggetto, ma sono due soggetti, ambedue ricchi di un cammino, di una vitalità incontrollabile dalla semplice ragione, e che dialogano. E il loro dialogare non è che uno vuole soggiogare e comprendere e dominare l'altro, ma è una continua scoperta. Dialogando ci si scopre. Dialogando io scopro tu scopri me, però anch'io scopro me grazie a te e tu scopri te grazie a me. Ecco, richiama molto anche il pensiero di Bergson, no? Questa creazione che è continuamente in atto. E il dialogo dialogico, scrive, no? È un dialogo sui soggetti stessi, è un incontro umano integrale. Dove trovate questo DII pagina? Perché è da questo volume che è Dialogo interculturale e interreligioso. Il dialogo dialettico è gestito dall'intelletto, il dialogo dialogico è generato da un atto della volontà. Il dialogo dialogico fa proprio una dinamica radicale della realtà, ossia che la realtà non è data una volta per tutte, ma è reale proprio perché si autocrea continuamente e non solo perché si sviluppa da premesse già date. Chi tra di voi fosse avvocato, fosse un giudice, si trova in difficoltà davanti a queste espressioni, come se non puoi mai giudicare, però è anche vero. Ricordiamoci che i nostri giudizi si concludono dentro l'area intellettuale, non colgono quell'oltre che è una profondità che la nostra mente non può sondare. Io ieri ero in treno, sono andato appunto a Vicenza per il ritiro sui Colli Iberici, e tornando sempre con il tema del treno regionale, mi sono trovato in mezzo a 5 giovani argilli, e 4 norvegesi e uno spagnolo, e parlavamo in inglese. E poi arriva il controllore, il mio biglietto era proprio in regola, e loro contenti, sicuri di avere il biglietto in regola, hanno fatto vedere con il telefonino, hanno fatto vedere quello, controlla e dice: no, voi avete preso il biglietto per il treno regionale che partiva da Verona un'ora dopo. Erano partite da Milano e avevano fatto questo biglietto di andata e ritorno e avevano dato un orario, però avendo trovato già finito la loro passeggiata a Verona, hanno trovato un regionale che partiva e sono saliti. Tutti e 4 hanno pagato 42,50 euro di multa, perché erano saliti sul regionale di un'ora prima, no? E non c'è stato verso, diciamo il controllore, ma sono controllore, sono stranieri, guardi, hanno preso il biglietto, non c'è stato verso, ma guarda che è una cosa strana. Poi questo controllore
per fare la carrozza dove io ero, praticamente da subito dopo Verona, dove ha beccato i quattro, e ha continuato a beccare da tutte le parti, e a Treviglio era ancora nella nostra carrozza a discutere con le persone. Però vedete, lui ha seguito niente meno che le norme, le regole chiare e distinte. E non c'è niente da dire. Però tutti quanti rimaniamo lì come se tutte queste regole chiare e distinte non ci capiscono, no? Non ci capiscono. Io avevo ancora qualche mandarina tirato fuori, io ho spezzato, mi ha detto che le cose che avevamo, cercavo di consolarci l'un l'altro. Beh, io il regolo di per sé, ma tutti e quattro. Però quando poi io sono sceso e avevo messo la mia valigia là in un angolo che stesse ferma, quando scendo vado a prendere la valigia, non c'era più. Io dico, ma come? E ritorno un po' spaesato, no, no, no. Sono andato io a prenderla per lei, ha fatto uno di questi norvegesi. Ha visto, arrivati a Milano, la prima cosa che ha pensato è di andarmi a prendere la valigia e portarmela subito a portata di mano in modo per senderla. Ecco, questo è come, diciamo, tutte queste nostre sicurezze su cui basiamo queste leggi, no? Che ci vogliono, però non sondano, non penetrano nell'intimo. Perché non siamo dei derivati da punti dati. Non siamo dei derivati da punti dati. Pensiero ed essere. Allora, il dialogo dialogico presuppone che nessuno possa prevedere o scandagliare le dinamiche dell'essere, dato che l'essere non è soltanto evoluzione, ma creatività. La mente qui deve fare un passo indietro. E restare sullo sfondo, così scrive Raymond Panicale. L'io e il tu. Il dialogo prende te, mio interlocutore, tanto sul serio quanto me. E questo basta a risvegliarmi dal sonno delle speculazioni solipsistiche o dalle fantasie sognanti su un interlocutore docile. Nel dialogo dialogico. E non è che adesso con questa bella comprensione, questa bella misericordia che tutti sfocia dal cuore, diventa tutto facile. No, la conoscenza si approfondisce, si vede anche quello, ciò che l'intelletto non riesce a vedere. E questo quanto lo provo io, poiché sono proprio esposto a questo, ad avere sempre persone che vengono anche al confessionale a chiedere quei 10, quei 15, quei 20, a volte anche 50, perché hanno tutto per pagare un debito, ma ci manca quella somma, eccetera, tanti, no? E poi parlando con le persone ti accorgi che il loro intelletto, mettendo assieme le cose, l'aveva preparata bene quella frase lì, ma ti accorgi che il loro problema è ben altro, è ben altro. E sono persone che non hanno alla base un rapporto familiare, un rapporto vivo con la vita, no? Ti rendi conto che le tante elemosine a volte sono quei bei ragionamenti che dici, oh, ma guarda, adesso mi sono fatto anche un merito, eccetera, e si chiude tutto. Mentre invece il dialogo dialogico, proprio perché sonda oltre quello che tu sai di te stesso. Perché poi parlando con queste persone, mi ricordo uno una volta, voleva tutti i costi 130 euro perché altrimenti l'usuraio gli ha detto che l'avrebbe ucciso, aveva già restituito secondo quel discorso a 10 milioni, a 10.000, e adesso gli mancava quello. Però gli dico, guarda, ti accompagno io, andiamo dai carabinieri, facciamo la denuncia, tu lo devi fare, che quell'usuraio dopo di te prende un altro. Ma no, è molto più semplice, se un prete mi aiuta. E tu capisci che non è quella. Non è così la soluzione. Allora stare a tu per tu, così quello è il problema dei nostri immigranti oggi, no? Il nostro intelletto che si basa su certi punti, no? Dati,
trova le soluzioni facile costo per noi. Ecco, però non va incontro a ciò che sta avvenendo nel mondo oggi. Cosa sta avvenendo? Non sta avvenendo che il mondo così globalizzato, così com'è ormai è giunto a questa situazione, sarà un continuo trasferirsi da un posto all'altro. Abbiamo 5 milioni e più di italiani che potevano stare qua, senz'altro avrebbero avuto il pane quotidiano, eppure hanno preferito trasferirsi altrove. Perché il dire che da questa cima della montagna, quella da cima della montagna, questo è uno stato, là è un altro stato. Certo che ci vogliono questi confini, ma oltre a questi confini, anzi questi confini sconfinano in una profondità che i confini non raccoglieranno mai. L'umiltà, nel dialogo ci vengono continuamente ricordate la nostra temporalità, la nostra contingenza, le nostre limitazioni costitutive. L'umiltà non è in prima istanza una virtù morale. Se fosse una virtù morale, allora uno fa dei gesti di umiltà, puoi dire sono diventato umile, sono umile, adesso ho la virtù dell'umiltà. Non è questa l'umiltà. L'umiltà è una situazione ontologica di quello che siamo. È la nostra esistenzialità. È questo esistere, esserci, e avere questa capacità conoscitiva ed essere anche dotati di una volontà che balza oltre l'orizzonte della mia conoscenza. Però io rimango sempre nella mia temporalità. Nella fenomenicità della mia situazione. Io credo in Dio, non l'ho mai visto. E se faccio partire il ragionamento, devo dire che tante volte ho delle prove schiaccianti che Dio non c'è. Detto questo, io credo in Dio. E tu mi chiedi, ma perché vedi Dio? Credo perché non posso non credere. Ma perché mi vai a parlare di un paradiso? Non ho nessuna prova. L'unica prova che ho è che io non mi acquieto ad accettare lo sterminio degli innocenti con un semplice è stato così. Non si acquieti in me. Non si acquieti. Non c'è nessun nirvana che spegga questo. Non c'è. È l'unica prova che ho. E come in me c'è questa prova potente che è ben oltre tutto il mio raziocinio, credo che in tutte le cose c'è un qualcosa di molto profondo. Pensate, Gesù prima di morire ha preso un pezzo di pane, l'ha spezzato, l'ha dato, ha mangiatolo. Io quel miracolo di Borsena voglio pensare che invece è un surrogato, perché se quel pezzo di pane mi si trasforma in carne che sanguina, allora non è più quel prendete e mangiatene tutti. Non occorrono queste cose a prove vistose, esteriori. La tua fede è radicata in quella parte profonda di te che tu, pur volendola modificare, non riesce a modificare. Ricordo quando qui anche il nostro ritiro è venuto alcune volte uno degli uccisori delle guardie in via Fani di Aldo Moro, e dopo tanti anni di prigione, e ricordo che diceva anche allora, quando ho commesso quei delitti,
dentro di me. C'era un qualcosa che mi ribellava, e forse ho fatto proprio quei delitti perché volevo sopprimere questo qualcosa che era dentro di me, che quasi urlava. E allora ho commesso quegli atti di violenza estremi. Che profondità l'essere umano. Ora, la conoscenza nello scorrere del tempo. La prima innocenza, bene, siamo stati tutti bimbi e come ce la siamo gustata, quella prima innocenza, quella poppa materna, quel latte materno, tutte quelle coccole che abbiamo ricevuto. In quello stadio in noi non si era ancora come, in certo senso, non aveva ancora preso posizione l'io pensante. L'io fisico e l'io pensante erano tutt'uno, non erano disgiunti. Poi arriva la crisi, quando l'io pensante balza fuori, però è ancora gracile, tanto gracile. Basta a Milano, come è stato appunto, non mi ricordo più perché, sono tornato tardi a casa giovedì notte, verso le 11, e vedere tanta adolescenza gracile per le vie. Poi dopo, ecco, il maturare, quell'io che conosce, che non si identifica con gli impulsi sensoriali, eppure non se ne distacca. Si distingue, si differenzia e non si distacca. No? E quindi tu sarai sempre in una situazione in cui dentro di te c'è qualcosa di disgiunto. Disgiunto da che? Di un modo di vivere quieto, tranquillo dentro a una, diciamo così, a una forma costituita. C'è sempre un tarlo di inquietudine dentro di te, il quale contemporaneamente, mentre in un certo senso non ti dà pace, non ti lascia mai, e non può lasciarti. Panicà scrive, la conoscenza nello scorrere del tempo, la prima innocenza, poi la crisi, poi la seconda innocenza, consapevolezza scaturita dal conoscere così a fondo da toccare i limiti della conoscenza, limiti che paradossalmente aprono all'ulteriorità. Abitando il rapporto finito, infinito, sentirsi a casa, quindi percepisci la tua finitudine e la tua conoscenza intellettuale te lo fa toccare, la tua finitudine, ciò che hai potuto finalmente raccogliere e avere una certa sicurezza delle cose. Però contemporaneamente, proprio perché hai raccolto questo, diciamo così, questi ricavati della tua conoscenza, percepisci quell'oltre a ciò che hai conosciuto, l'infinito, ed essere sempre in questa sospensione. Ma non perché sei rimasto bloccato così tra una passerella e l'altra, no, perché lo sei costitutivamente o ontologicamente, finito ed infinito, sospeso tra infinito ed infinito, e tu sei l'infinito e sei l'infinito, e mai avviene il comporsi in uno di ciò che è finito e di ciò che è infinito. Questa composizione dell'uno, verso questo Panicar batte tanto, il cosiddetto monismo. Per ritrovare sicurezza si fa consistere tutto in un polo di quanto tu sperimenti nella vita. E allora, se prendere
il polo spirituale e si fa tutto spiritualismo, il polo materiale, tutto materialismo. E invece rimanere in questa situazione ontologica, ontologico vuol dire che lo sei proprio di natura, non potrai mai essere qualcosa d'altro. Quindi anche di inquieto, inquieto nel senso che non c'hai una sede dove seduto lì tu sei a casa, non c'è. Tant'è vero che l'umanità, almeno in questi ultimi millenni, in cui noi parliamo di un umano diventato conoscente, consapevole, eccetera, ecco, non credo ci sia mai stato due esperienze umane confluire in una unica forma, come non è mai capitato che nell'Amazzonia sia avvenuto che una foglia ha ripetuto in tutto la forma di un'altra foglia. Perché tutto è in creazione, tutto è in creazione e tutto è in evoluzione. Noi, vedete, eravamo tanto tranquilli quando potevamo pensare, come ha pensato il nostro grande Dante e tanti altri, umanità sublimi, che la nostra terra è al centro di tutto, il sole le circola attorno e poi ai lati ci sarebbe così queste damigelle del sole che sono le stelle. Poi dopo, prendendo il testo biblico alla lettera, perché ci piaceva avere dei testi che dicessero è così, ah, meno male, così sono sicuro, allora entro nei testimoni di Geova, così so che le cose sono proprio così. Che ti diceva che la creazione è avvenuta, è partita un giorno, prima non c'era, e che l'evoluzione si tratta di un'evoluzione apparente, che i nostri occhi sembrava tutto è stabilito, tutto avviene già stabilito, mentre invece tutto avviene e avvenendo si costituisce nella sua forma. Adesso noi sappiamo che la nostra stella nel grande cosmo è un piccolo pianeta di una stella media, tra miliardi di stelle della nostra costellazione, tra tante costellazioni. Siamo proprio sospesi in un'immensità. Ebbene, dimorare, esistere proprio, o camminare, se volete, in questa immensità, in un certo senso lievi, liberi da quella ansia di trovare un appoggio sicuro e fermarmi. Cogliere che il conoscere di non conoscere la profondità del reale e in quel reale tuffarsi nell'infinito leopardesco, no? Buttarsi e annegare le dolci, no? Ma proprio, ecco, questo è una sfida. Quante di quelle nostre certezze sono venute meno e quante altre verranno meno? Io penso, quando ero seminarista, c'era stato un processo a Prato, perché un giovane e una giovane si erano sposati, non si erano sposati, ma erano andate per viaggio di nozze e l'albergo li ha accolti, ma non avevano il certificato che erano sposi, che lasciava il parroco per andare a fare il viaggio di nozze. E il vescovo ha fatto
vescovo di Prato, si chiamava Prandelli, gli ha fatto causa e il vescovo ha vinto. Oggi, dopo 60 anni. Ma anche quel pretendere così facile da parte anche di noi uomini di Chiesa, che il matrimonio sia costituito così e così, quando poi noi stessi sappiamo, e lo abbiamo scritto anche nei nostri testi di teologia, che il matrimonio avviene quando l'uomo e la donna hanno deciso di donarsi l'un l'altro per tutta la vita, e che il matrimonio non è sigillato in chiesa, ma quando lui e lei si uniscono e si donano. Tant'è vero che, celebrato il matrimonio in chiesa, poi uscendo uno dei due scappa. Una volta io ho accolto una sposina scappata dall'aeroporto del viaggio di nozze, ed è venuto in quella chiesa là dove mi trovavo in Giappone, l'ha visto su una scogliera ed ora l'ho tenuto 2 settimane, poi abbiamo detto no, adesso dobbiamo pensare che anche lui chissà com'è turbato, e allora mi ha detto da dove veniva e abbiamo preso i contatti così, no? Ma ecco, il matrimonio che l'abbiamo voluto così formattato in modo tale che no, invece matrimonio scatta quando uno e due si donano illimitatamente. Poi ci facciamo dei riti sopra, bellissimo. Beh, uniscono anche le due famiglie, cose molto belle. Però, ecco, come abbiamo preteso di ridurre tutto a forme, appunto, formattate, no? Mentre invece la realtà non è così, non è così. Mancano 10 minuti. Come? C'è 10 minuti per finire l'ora. Non capisco. Mancano 10 minuti per finire l'ora. Sì. Che ore sono adesso? 5:15. Va bene, allora procedo questo quarto d'ora. Coessere e il correlarsi definito ed infinito generano la dimensione del vuoto in cui si dà l'universale e il particolare, anche loro in coessere e correlarsi reciproco, in disingiungibilità e contemporaneamente irriducibile distinzione, differenza. Qui sono poi, dove non sono tra virgolette, sono parole mie. No, ovviamente intendendo un po' di raccogliere il pensiero di Raymond Panikkar. In tale dimensione Panikkar contempla l'emergere di 3 poli indistinguibili e distinti, differenziati. Lui la chiama l'intuizione tripartita. Sembra essere un invariante umano questo. Appare tanto una visione triadica della realtà, il divino, l'umano, il cosmico, quanto dell'uomo, corpo, anima e spirito, e del mondo, spazio e tempo, materia. Ecco, Panikkar coglie che tutto questo divenire, correlarsi, ecco, si può, in un certo senso, raccogliere, si può raccogliere che è un tutto, un correlarsi tra 3 poli. Non 2, perché allora ricadiamo nel dialettico, no? Nell'intellettuale. Il terzo polo può essere appunto indicato da tutta quell'altra parte che noi escludiamo dal nostro dialogo, quando pretendiamo che io e tu dialogando giungiamo a comprendere tutto. Escludiamo l'immensità del reale. Ecco, allora dobbiamo sempre riconoscere, dice Panikkar, che quando tu conosci sei un io che conosce, e davanti a te c'è un tu che tu conosci e che tu conosci perché lui si lascia conoscere a te, anzi stimola in te un, diciamo così, un profondo desiderio di conoscerlo, no? E poi tutto attorno c'è questa immensità.
circonda tutto e in cui tutto è, in cui tutto è. E allora lui raccoglie in questi tre poli il divino, e nel divino lui intende tutto quanto è la volontà nell'intimo reale, del reale, che spinge il reale a evolversi. Per cui c'è tutta questa creazione continua del reale, il divino. Però il divino non può nulla se non c'è ciò che si presta a questa sua volontà creativa. Ed ecco il cosmo, la creazione, la materia. E poi dice Panicar, diamoci una consolazione, noi arrivati all'ultimo istante di un tempo cosmico di miliardi di anni su un piccolo pianeta, diamoci una consolazione, diamoci un senso di onore a noi stessi, riconosciamo che noi siamo i detentori, i custodi della coscienza che legge tutto questo con creazione continua del reale. E lui accosta quindi il divino che tutto permea e tutto crea, e la creazione che è poi appunto il corpo in cui il divino opera, e l'uomo che legge questo, l'uomo come l'artista che coglie la melodia di questa creazione eterna. Bergson non ha conosciuto Panicard perché è morto ben prima. Questo filosofo francese, ebreo, che però si è talmente accostato alla Chiesa, alla visione cattolica e evangelica del reale, per cui voleva il battesimo, aspettava che finisse la guerra per non figurare da, diciamo così, da fuggitivo di fronte alle famiglie da cui proveniva, famiglia ebraica. La Chiesa aveva messo all'indice tre dei suoi libri e prima di morire ha mandato una lettera al vescovo di Parigi e disse: le chiedo di mandare un sacerdote a benedirmi e a pregare su di me nel momento della mia morte. Se lei, dato che i miei libri sono all'indice, non lo manda, allora chiederò un rabbino. Però al rabbino lascio detto che io muoio nell'anticamera diciamo così, della Chiesa Cattolica. Lui ha intuito che questa parola cattolica voleva proprio dire questa concreazione che è sempre in atto. E mentre invece la Chiesa aveva messo all'indice i suoi libri. E così, no? Vado, marcio un po' sotto, poi voi potete leggere il resto. Corruptio optimi pessima. Panicar riporta l'accadere dei grandi disastri storici dall'infrangere l'armonico equilibrio fra Dio, l'uomo e il mondo, anche dal semplice scrivere Dio con l'iniziale maiuscola e l'uomo e il mondo con quella minuscola, e dice: queste deformazioni provengono dalla perdita dell'armonia tra le dimensioni della realtà. Quando si rendono indipendenti e sconnesse l'una dall'altra, si verificano gli estremismi. Un teos, chissà perché qui usa il greco, un dio, isolato e solitario, assolutizzato, il corsivo è introdotto da me, si rende superfluo e sparisce, e allora ecco l'ateismo, o si converte in un nulla assoluto, converte tutta la creazione in pura illusione, il nichilismo, oppure un anthropos uomo, autosufficiente e re indiscutibile della creazione, non solo giungerà a distruggerla, ma annichilerà anche se stesso. E lui scriveva queste cose ben prima che ci fosse la evidente situazione di questo cataclisma ecologico, che l'avidità dell'uomo per un progresso senza limiti
avrebbe causato. È la guerra di tutti contro tutti, perché ognuno è individuo assoluto. Un cosmos, unica realtà assoluta della quale l'uomo non è che un prodotto della sua evoluzione, si converte in un mondo divinizzato che si regge tutto in virtù di leggi che egli stesso ha dato, il materialismo angelico. Qui un po' riassunto quanto sarebbe più efficace leggere con distensione le pagine che Panicale ha scritto, ossia quando l'uomo si blocca a voler capire rimanendo solo nella dimensione del divino, che è quella volontà creativa che è intima a tutto. Poi dopo va a finire in una, diciamo così, una visione spiritualistica e non capisce più ciò che sta accadendo. E allora ecco, questo, da questa visione spiritualistica poi il cascare giù in un nichilismo che niente ha un senso, oppure in un materialismo, oppure in un ateismo, perché un Dio assoluto è la causa dell'ateismo. Gesù ci parla del padre, no? Ma un padre, padre perché chi è che rende un uomo padre? Il figlio o la figlia rende l'uomo padre o madre. Per Panicar il divino, la creazione, il cosmo, e poi la coscienza che legge, sono da sempre in subitanea, non come elementi uno ha procurato l'altro, anzi sono sempre in una cooperazione, correlazione, un coessere, un coessere. E questa coscienza, di cui l'uomo è un grande custode, che è apparso agli ultimi secondi del tempo cosmico, era già tutta presente anche in tutto il reale. A volte, vedendo come si comportano gli animali da ben prima che l'uomo sulla terra si proclamasse così il dominatore della terra, no? Gli animali già, la madre difendeva i suoi piccoli da sempre, e la madre e il padre davano alla caccia per portare il cibo ai loro piccoli. Già dentro il reale c'era la coscienza. Dopo noi siamo arrivati noi, la nostra volta, da tutta questa evoluzione di miliardi di anni, ecco, siamo diventati dei tabernacoli noi e custodiamo dentro questa consapevolezza. La sappiamo leggere, la diciamo, la esprimiamo, la cantiamo, la celebriamo con l'arte, con la gratuità. La gratuità, no? Quello che nell'animale si restringe ai suoi piccoli, no? Ecco, invece l'uomo diventa capace di estenderla. Ecco, l'uomo come il tabernacolo, dove in un certo senso la consapevolezza che era presente, la coscienza che era presente nel reale, che è presente nel reale da sempre, ha trovato un luogo dove esprimersi e in un certo senso sorridere davanti appunto alla grande evoluzione creativa. Io qua dovrei evitare il nuovo intervento di Fabio, però vorrei semplicemente passare anche al momento seguente. Panicar con lucidità discerne che la sete nichilistica di oggi consegue dalla disattesa ricerca appassionata di infinito. Ci siamo accontentati del finito e quindi il mondo sta scoprendo i valori positivi dell'ateismo. Il rifiuto di quel teismo che ti faceva vedere il cosmo come un prodotto e non come quella creazione che rende il creatore creatore, quella figliolanza che rende il padre o la madre padre e madre, no? Allora, ciò che si incontra al clima nichilistico dei nostri giorni è fondamentalmente la sete di infinito
che l'uomo sperimenta. Dio non può essere esclusivamente un idolo da adorare, diciamo, in più, né semplicemente una persona, né altro per eccellenza, l'essere supremo, no? Dio non è un qualcosa che può fare senza di noi. Io questo ringrazio estremamente Panicano, perché mi ha condotto a capire che Dio non può fare senza di noi e che a Dio noi siamo preziosissimi. Ma non è un commercio questo, perché il mio esserci è ciò che c'è in Dio. Se è padre, genera, se è madre, genera, no. Ecco, la serietà stessa con la quale l'uomo moderno prende coscienza di questa verità fondamentale è quello che lo induce a una ricerca appassionata molto al di là di tutto il conosciuto, il che lo porta a rifiutare qualsiasi intermediario e a ricusare inesorabilmente ogni vana consolazione, ogni premio, ogni ricompensa. I valori religiosi presentati troppo spesso senza un riferimento sufficiente per la totalità del mistero gli sembrano rimedi ingannevoli e mediocri, validi solo per mentalità immature e poco evolute. Queste sono sue parole. Affermato tutto questo, Panicar sottolinea che l'uomo moderno non si acquieta in questo affermato ateismo. Né l'ateismo come dottrina, né il nichilismo come spiritualità rispondono all'atteggiamento religioso profondo che l'umanità ha ora in gestazione e cerca con cura. Tutto è spirito, Dio, tutto è materia, materia edificata, sono di fatto affermazioni moniste che sono date e sono state date dalle culture umane. Gli estremi si toccano, il monismo spirituale e quello materiale. È il pericolo dell'angelismo. Angelismo vuol dire, per esempio, una reazione perché l'Abruzzo, la regione Abruzzo, vuole mandare un abete a Papa Francesco per l'albero di Natale in Piazza San Pietro. E c'è stata questa relazione che ha fatto. Mi ricordo un giornalista che ha detto: ma il Papa potrebbe rifiutare il dono e dire che mette un albero di plastica. Io non ci sto questo, perché sapersi donare, il saper morire è intimo a tutto ciò che c'è, naturalmente in modo armonico, ed essendoci dentro anch'io, che quando sono chiamato devo morire così. La nostra religione cristiana, che ha l'immagine di Gesù in croce davanti agli occhi, no? E il Signore che muore dicendo: nelle tue mani affido il mio spirito, dovrebbe essere più rispettosa della morte. Anche nelle sue preghiere, parlare della morte come il castigo del peccato. Mia madre non è morta per il castigo del peccato. Ma è morta perché ha ricevuto tutto e ha dato tutto. Una visione nuova della morte. Anche quando a un albero togliamo un ramo, potiamo un ramo, perché l'albero dia di più. Baciamo il ramo potato e possibilmente scaldiamo le nostre stanze d'inverno e allora ne sentiremo tutta la preziosità. Io qui veramente mi fermo e avremo altre, andremo avanti e, come vi dicevo all'inizio, alla fine di questo primo incontro, non è che adesso abbiamo capito Panicano, perché capire Panicano vuol dire cercare di capire un po' di più noi stessi, no? E quindi continueremo a camminare e quando saremo in giugno, che terminerà questo cammino qua, cosa avremo capito? Avremo capito che siamo qua, però forse un po' più lievi e in un modo più, vorrei dire, sorridente. Proprio così. Contenti di non poter mai capire tutto, ma di credere tutto. E perché credi? Perché nell'intimo di me c'è l'anelito della fede.
Grazie. Adesso allora. Grazie.